Do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashes to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dog. Without 40, Ollie, Debbie, know me. Imagine if I never met the Broskies. God's plan. God's plan. God's plan. God's plan, God's plan, God's plan. Sí.
Signore e signori, benvenuti alla Pallavis, dove per la nona giornata della Serie A Gold si affronteranno la Pallamano Bressano Cassa di Trento e la Raimond Sassari. Scendono in campo per la Raimond Sassari col numero 1 Marco Spano, col numero 4 Enrico Aldini, col numero 5 Giovanni Nardi, col numero 7 Alberto Mura, col numero 8 Leonardo Perin, col numero 9 Rodolfo Oliveira, col numero 11 Umberto Grosso, col numero 13 Andrea Di Lobo, col numero 15 Daniel Alintovic, col numero 17 Matteo Bomboi, col numero 22 Valerio San Paolo, col numero 33 Bruno Berzic, col numero 44 Senta Mijatovic, allena Luigi Massino. Si infiamma il Pallavis e la Pallamano Bressano Cassa di Trento. Scende in campo col numero 1 Simone Facchinelli, col numero 2 Alessandro Dallago, col numero 6 Matteo Moser, col numero 10 Pasca Tantino, col numero 11 Francesco Rossi, col numero 7 Luca Villotti, col numero 19 Gabriele Soltacchi, con il numero 9 Nicola Rossi, con il numero 17 Marco Lucchino, con il numero 30 Francesco Sicanti, con il numero 24 buon compleanno a Nicola Moser, con il numero 27 Nicola Sandrasso, con il numero 28 Nicola Oistos, con il numero 31 Alberto Cassini, con il numero 22 il capitano Nicola Folgenreiter, allena Sandro Cusina. Vi dicono l'incontro i signori Bassan e Bernardella. Ci annetteranno e ci terranno compagnia le nostre Bressano Bis della Junior League School e Pumisto. Buona partita a tutti quanti! Amiche e amici di Eleven Sports, benvenuti al Pallavis. Gianmarco Tiralongo che vi augura una buona serata. Per la nona giornata della Serie A Gold stasera si affronteranno la Pallamano Bressano Cassa di Trento e la Raimond Sassari. Nessuna delle due vuol perdere terreno dalla Brixen capolista. Entrambe vogliono attestarsi nella zona alta della classifica. Bressano e Sassari arrivano a questo appuntamento che vi ricordiamo è il big match della nona giornata della Serie A Gold, con la voglia di vincere e di continuare il percorso che le ha viste vittoriose nel caso della Raimond Sassari sabato scorso al Pala Sant'Olo per 30-21 sull'Alba Siracusa, nel caso del Bressano due sabati fa perché ha osservato un turno di riposo per l'impegno europeo del Brixen, qui proprio al Pallavis nel super derby contro il Bozen. Al mio fianco a tenerci compagnia ci sarà come al solito Francesco De Vigili, e proprio a te Franz chiedo una fotografia di quello che potrebbe rappresentare questo match. Intanto buonasera, buona pallamano a tutti. Fotografiamo il match col titolo del nostro giornale L'Adige. Oggi affrontiamo una corazzata, una delle squadre che probabilmente si giocherà il titolo, e noi cerchiamo di essere all'altezza e di riproporre la bellissima partita che abbiamo affrontato con Bolzano nell'ultima apparizione casalinga. Cerchiamo di giocarcela e di restare in partita per tutta la partita. Oggi l'asticella si alza, mi ripeto, affrontiamo una delle quattro squadre più forti e più strutturate del campionato italiano. Auguriamo a tutti di assistere a un buonissimo match. Squadre già disposte in campo, si aspetta solo il fischio d'inizio dei direttori di gara, che questa sera saranno i veneti Bassan e Bernardelle. Attacca dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi in tenuta giallo-nera e col primo possesso del match in mano la Pallamano Bressano, mentre si difende in tenuta rosso-blu attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi invece la Raimond Sassari. Proprio tra i pali della formazione sarda c'è Marco Spanu e non Valerio San Paolo, grande ex di questo match. San Paolo che per anni ha difeso proprio la porta giallonera e che ritorna sempre qui ben accolto dal pubblico di casa, mentre proprio adesso inizia il match che vede contrapposte praticamente la sesta e la seconda forza del campionato al momento. Ricordiamo però il Bressano ha un match in meno tra quelli disputati e comunque i punti che le separano sono solamente 3. Attacca allora il Bressano mentre tutti gli atleti in campo si scambiano i saluti di rito della prima azione. Dantino si muove dal lago, va praticamente a tagliare, si piazza a doppio pivot, è stata una mossa vincente nel derby contro il Bolzano, qui viene servito Sontacchi, il pallone
però lo recupera subito la difesa del Sassari e può partire Bronzo, praticamente una seconda fase velocissima. Qui Sassari si porta in vantaggio 1-0 allora per i rossoblù, allenati da Luigi Passino, che sul petto si fregiano della coccarda della Coppa Italia conquistata il 6 febbraio di quest'anno a Salsomaggiore in finale contro Conversano. Ai tiri di rigore hanno prevalso proprio gli isolani, andando a rovinare quello che di fatto è stato il doble dei pugliesi campioni d'Italia. Tacchel Pressano subito alla ricerca del pareggio, Mijajlovic si alza su Andreasson, poi Rossi, il bomber della pallamano Pressano, serve proprio lo svedese che si alza, va al tiro, Spanu però devia sul fondo. Nulla da fare allora per i padroni di casa e Sardi che subito ripartono. Berzic, Mijajlovic fermato da Nicola Moser che compie oggi 25 anni e chissà che non possa celebrare questo compleanno con due punti. Nel frattempo continua a riempirsi il Palavis, è una partita sentitissima più per il valore che può rappresentare, visto che entrambe le squadre comunque non vogliono rinunciare alle migliori posizioni in classifica. Questo praticamente è un crociera fondamentale, qui la botta di Kerin che colpisce l'incrocio dei pali, poi parte il Pressano, ritorna comunque velocemente il Sassari in fase di copertura, si dispone già sui 6 metri, qui Sontacchi non riesce a ricevere il pallone. Nel frattempo Dal Lago va a interferire la ripartenza di Mijajlovic e si becca un cartellino giallo, si lamenta Passino che voleva i 2 minuti. Si riparte allora, Franzio, ti chiedo subito, il Pressano sta giocando molto? A giocare col pivot va benissimo, fino adesso due passaggi molto brutti per il nostro pivot, tutti e due sui piedi, due palle perse, nella prima realizzato in contropiede la squadra sassarese con Bronzo, punteggio di 1-0. Fino adesso un tiro di Andreasson parato molto bene dal portiere sassarese e attenzione, qua ogni sbaglio si paga molto molto caro. Palla persa per Sassari, vediamo se riparte Pressano in contropiede, se riesce a partire. Ennesimo pallone perso, terza palla persa. Rete di Nardin che non perdona. Sassari 2, Pressano 0. Oggi è importantissimo non perdere palloni. Ne abbiamo già persi 3. E Sassari che raddoppia, è stato lestissimo Umberto Bronzo a intercettare quel pallone e poi a servire il compagno Giovanni Nardin che trova la sua 41esima rete in campionato, andando proprio ad agganciare Umberto Bronzo. Entrambe le ali sono i principali top scorer di questa Raimond Sassari che vuole migliorare il secondo posto conseguito nella stagione praticamente 2021. Quella post-Covid che ha visto prevalere poi i pugliesi del Conversano che hanno bissato il successo anche nella scorsa stagione in un emozionante finale scudetto contro i cugini rivali del Fasano. Ovviamente migliorare il secondo posto significa puntare allo scudetto. Il Sassari che è stato fondato nel 1977 e rifondato poi esattamente 40 anni dopo, mentre Nicola Rossi trova la 51esima rete in campionato. Sassari che, dicevo, ha tante ambizioni alla quarta stagione consecutiva in Serie A Gold. Aldini per Berzic, gira palla adesso il Sassari, ritorna nell'attuazione dello schema, c'è un po' di confusione, Nicoloitos col piede sulla conclusione di Leo Kerin
qui dal lago, cerca Nicola Moser che trova subito il gol, due pari. È tutto da rifare, Pressano raggiunge il pareggio con un Mijatović. Con Nardin aveva scambiato, poi risale Bronzo il Sassari. Tocca deve affrettarsi per andare al tiro. Chiede il passivo la panchina del Pressano, si alza proprio adesso il braccio. Velocità con Ceccardi che va dal lago adesso impiegato come centrale. Si alternano in un attacco, in un cambio attacco difesa. Dantino e Moser, proprio Pascal Dantino a prendersi la regia di questo Pressano, poi scambia posizione con Ceccardi, Ceccardi attacca, cerca Sontacchi, lo trova Sontacchi, viene però atterrato da Aldini. Ancora Dantino, sfida la difesa, poi Andreasson si alza, finta di tiro, poi serve Ceccardi che ritorna da Dantino, Dantino atterrato. Due minuti per Enrico Aldini, anzi no, il fallo è stato commesso da Serdan Mijatović che si accomoderà per 120 secondi in banchina, mentre vedremo chi si incaricherà della battuta e se sarà proprio Dantino, invece no, è Niklas Andreasson. Mentre effettua il suo ingresso in campo Valerio Sampaolo. Ghiotta chance per il Pressano che dai 7 metri potrebbe trovare il primo vantaggio della gara. E lo fa con Niklas Andreasson che trafigge Valerio Sampaolo e porta avanti i suoi. Nel frattempo esce Sampaolo per far spazio a Giusta perché deve ovviare all'inferiorità numerica in qualche modo Passino. Sì, però noi prima l'inferiorità numerica dovuta all'uscita di Halilović ci ha portato a recuperare da 2-0 a 2-2, due buoni attacchi, uscita nuovamente di due minuti per Mijatović, fallo sull'attaccante del Pressano. Ora vediamo di portare bene questa superiorità numerica. Vediamo infatti Dallago che spinge la seconda fase, è sfortunato nella conclusione. Tre pari. Mi piace molto che su tre attacchi che abbiamo effettuato, tre attacchi che sono andati su Sontacchi, questo vuol dire creare una condizione per il Sassari di difesa non semplice, perché se devono stare attenti al nostro pivot, chiaramente gli spazi per gli altri giocatori esterni si aprono. Questa è una buonissima soluzione. Vediamo ora Sassari come riesce ad uscire dall'inferiorità numerica. Palla Kerin, palla persa e palla recuperata da Aldini. Dallago consegna il pallone ad Halilković, proprio Dallago aveva bruciato il pivot sassarese. Qui ristabilita la parità numerica per questa sospensione a Gabriele Sontacchi. Per il fallo commesso e si becca anche una mezza ramanzina bonaria da parte del coach. Ancora qualche secondo in parità numerica, poi il Sassari recupererà Mijatović o chi per lui subentrerà Aldini.
Perzic, lo scarico per Nardin. Nardin cerca la girella, voleva emulare un po' Umberto Bronzo qualche azione fa, invece il pallone finisce sul fondo, rimane il pareggio, rientra l'uomo per il Sassari, mentre al posto di Sontacchi si piazza pivot Alberto Gazzini. Gioco fermato dal commissario di gara che richiama il direttore, fa infliggere un cartellino giallo per proteste a Luigi Passino, coach della Raimond. Anche il Pressano ha adottato la consueta soluzione dell'extra player. Dantino per Andreasson, ha ripreso il gioco col Pressano che attacca per cercare di riportarsi in vantaggio. Dantino poi va da Andreasson, Andreasson pericoloso qui, l'anticipo di Bronzo, non per Ceccardi che riesce a sgusciarsi tra le insidie, e poi la rimessa del Sassari è commessa in maniera irregolare. 5-3, si lamenta Lilkovic, qui in confusione totale il Sassari, ne ha approfittato il Pressano che praticamente esulta due volte nel giro di 20 secondi. Franz, cos'è successo? Non lo so, cos'è successo non lo so, c'è stata una rimessa giudicata dall'arbitro irregolare del... i giocatori del Sassari, ne ha approfittato Pressano che nell'agitazione quasi riperdeva la palla. Comunque nell'azione precedente bellissima rete, gesto tecnico eccezionale di Ceccardi che con una finta di passaggio all'ala si è liberato del suo stesso difensore, ha tirato su di sé il primo, finta all'ala e poi rete messa. Ora l'arbitro sta spiegando a Bronzo cosa ha fischiato. Vedo un Bronzo molto, molto perplesso, come lo siamo perplessi noi. Forse un po' di troppo nervosismo da parte della panchina del Sassari che prende una ammonizione dopo meno di 10 minuti. Palla persa di nuovo e recuperata dalla difesa di Pressano. Riparte Pressano con Dalago, che lui gioca sempre ai 100 all'ora, palla ancora a Ceccardi, palla all'angolo per Nicola Rossi che tira e infila il 6-3. Strepitoso Nicola Rossi che dimostra le sue capacità balistiche non solo dall'ala ma anche da terzino, mentre chiama Luigi Passino il timeout perché il Pressano è in vantaggio per 6-3 e lui vuol giustamente parlarne su perché adesso 0 il è vero, mancano ancora 50 minuti, la partita è lunghissima, però arriva un segnale dal Palavis, è che il Pressano non ha paura del Sassari che ha di fronte, mentre gli isolani sembrano molto nervosi, lo ha fatto notare in precedenza anche Franz proprio sull'azione confusa, convulsa della rimessa in gioco del pallone dopo la rete del 4-3 del Pressano. Lì ricordiamo la fischiata dei signori Bassani Bardarnelle è molto dubbia perché non si capisce cosa abbiano fischiato, è proprio Lilkovic, Kerin, Berzic, cioè lo stesso Umberto Bronzo vanno adesso a sincerarsi, a quanto pare per quello che si riesce un po' a capire dai movimenti sembra che a Lilkovic fosse già nella metà campo del Pressano. Adesso si riprende a giocare Franz.
si riprende a giocare, ma devono lasciarsela passare i giocatori di Sassari. Ormai l'arbitro ha fischiato, andare ancora su quella rimessa dopo il gol subito non ha più senso. Ormai quello che è successo, dà un po' di fastidio forse per dei giocatori professionisti, però Sassari ha certamente le armi per rientrare in partita. Palla Kerin, Berzic, vediamo Mijatovic che infila la rete. Sassari deve giocare a pallamano e basta, senza tanto nervosismo. Riparte Bressano, ancora Pascal Daltino, rete! Sassari invece che protestare deve rientrare in difesa, ma noi va bene così fino adesso. Straordinario Pascal Daltino che lascia inchiodato sul posto a Lilkovic, lo manda a bere un gin tonic mentre lui si infila tra le maglie della difesa rosso-blu e sigla 7-4 con quel Bressano, ristabilisce il più 3, attacca Sassari. Mijatovic, Berzic, ancora Berzic riesce a liberarsi della presa avversaria mentre qui Nardin non riesce proprio a ricevere il pallone nella maniera migliore. Si ferma il gioco col Sassari che riparte all'attacco. Nardini nel frattempo taglia, si va a piazzare tra Ceccardi e Sontacchi, adesso tra Andreasson e Moser. Si muove dinamicissimo il Sassari in attacco, un po' meno in difesa. Qui con veemenza Nicola Moser, Mijatovic, pallone murato dai gialloneri, poi un bronzo anche qui, bellissima rete dell'ala destra della nazionale italiana, figlio d'arte, figlio di Corrado Bronzo. 7-5, Sassari è in vita, Sassari vuol recuperare e noi non aspettiamo altro perché vogliamo gustarci questo match in vostra compagnia, in diretta esclusiva su Eleven Sports, media partner della Federazione Italiana Gioco Handball. Daltino per Ceccardi, l'argentino poi viene praticamente pressato da Lilkovic, riesce a recuperare il pallone, serve Sontacchi, pallone alto ma c'è un tiro dai 7 metri. A incaricarsi della battuta questa volta è Daltino, rimane tra i pali però Marco Spanu. Morbido Pascal Daltino, si mette le mani nei capelli Franz per il rischio che ha corso il centrale giallo-nero, però 8-5 Franz qui. 8-5, grandissima personalità di Daltino che non ci stupisce più di tanto. Io ho tremato perché mi sembrava quel pallone che non dovesse mai entrare, comunque lui è un giocatore istintivo e quando è in giornata, l'abbiamo visto contro Bolzano, cosa riesce a fare questo giocatore. Mi piace moltissimo la difesa di Bressano e qua anche il nostro portiere si supera e para il tiro a bronzo. Qua chiaramente non ho capito cosa ha fischiato l'arbitro, comunque palla Sassari, terza parata per il nostro portiere, palla Mijatovic. Vediamo ancora il delegato di campo che sta richiamando l'arbitro, questa volta l'ammonizione spetta al nostro allenatore, un'ammonizione per parte, vediamo di non... È una partita molto bella, interrotta da questo nervosismo che c'è sotto, invece vediamo... Noi vogliamo assistere a una bellissima partita, secondo me i giocatori che ci sono in campo faranno di questo incontro una bellissima partita. Palla Querin che fino adesso è stato, non vorrei neanche dirlo, fino adesso è stato contenuto molto bene dalla difesa giallonera, ecco che subito mi smentisce e va a ottenere un rigore con attacco tra il primo e il secondo non tenuto da Ceccardi. Cambio portiere per il Bressano, sarà Facchinelli ad opporsi ad Umberto Bronzo. Sassari che con una rete rimarrebbe in scia. C'è tutto il Bressano a cercare di recuperare questo pallone, ma non ce n'è bisogno perché Umberto Bronzo insacca l'8-6. Meno 2,
per il Sassari, che adesso però deve difendersi dall'attacco del Pressano. Rientra in campo Nicolò Izzos. Andreasson infatti è altissimo, cerca di arginare le bocche di fuoco del Pressano, la difesa sassarese taglia dal lago e viene servito, però ha praticamente tagliato in area Ale Dallago. Peccato, perché l'assist per la gazzella di mezzo corona era stato perfetto, si era anche girato molto bene, ma nulla da fare. Sassari che allora si porta Famelico in attacco per cercare il meno uno. Kerin, lo scambio con Alilkovic, Mijatović per Brzić, ancora Mijatović, Brzić, poi finta di passaggio ad Alilkovic, non ci casca Nicolò Izzos che para. Ancora Mijatović, poi il bosniaco prende palla, Brzić, qui si lamenta il pubblico giallonero per un tocco sospetto, ma continua ad attaccare la Raimond, si gira Lilkovic e qua trova una rete incredibile. 8-7, Sassari è ritornato in partita, Pressano invece sbaglia ancora. E occhio a questa chance, c'è Alilkovic, c'è anche Nardin, potrebbe servirlo subito, poi Alilkovic commette un po' un'ingenuità perché c'erano due praticamente opzioni, o servire Nardin che si era involato da solo in porta, infatti sgomento Giovanni Nardin proprio con Marco Spano che fa non lo so perché non mi abbia passato la palla, oppure semplicemente aspettare i propri compagni, lo ha fatto commettendo invece un'infrazione Damir Alilkovic, che in Italia aveva già vestito la maglia della SS Vaubozen. Andreasson per Ceccardi, Dantino, si chiude bene il Sassari, cerca di scardinare invece la difesa del Pressano, Andreasson va da Rossi, occhio perché si alza il braccio del passivo, primo passaggio, Ceccardi! Finta di tiro e sottomano per Francisco Ceccardi. Insacca il 9-7, Brzić spinto a Lilkovic, c'è lo spazio per Kerin affrontato proprio dal funambolo argentino, suo connazionale. Valere in qualsiasi tipo di competizione, anche alle Olimpiadi. Merano, mentre qua c'è un'altra rete di Mijatović, 9-8. Ceccardi ha cercato Andreasson, ha trovato però Nardin, c'è un fallo su di lui, parte allora dai 9 metri l'offensiva degli uomini di Sandro Fusina che si sbraccia. Dantino predica calma a Sontacchi che era già partito per attuare lo schema. Adesso si muove anche Rossi che taglia, doppio pivot per il Pressano. Ceccardi cerca i compagni, non li trova, ancora Ceccardi, vede che Rossi scala all'ala, prova ad andare, commette sfondamento. Mijatović fa esultare il Palavis con questa parata, Nicolò Izzos sventa il pericolo, Sassari che non trova il pareggio. In precedenza il pubblico del Palavis aveva esultato per la splendida rete di Ceccardi, ma era stato fischiato il fallo. Nel frattempo si riscalda Rodolfo Malandrin de Oliveira, terzino brasiliano che in Italia ha vestito solo rosso-blu, è sbarcato a Fondi mentre sbarca in fondo alla rete quest'altra mina di Nicola Rossi che ormai segna da un po' tutte le parti del campo. Poi qua si immola Niklas Andreasson su Enrico Aldini, ferma l'insidia che poteva provenire dal giocatore triestino.
e salva il 10-8. Entra proprio adesso Rodolfo Malandrin al posto di Umberto Bronzo. Malandrin a fondi, giocava terzino, adesso si sta adattando all'ala. Berzic, c'era il taglio di Nardin che viene servito, Nardin a palo, viene fischiato però il fallo su di lui perché prima di andare al tiro era stato trattenuto da Alessandro Dallago. Si alternano ancora Facchinelli e Loizos. Ha in mano il cartellino del timeout Sandro Fusina. ...20:27 sul cronometro del Palavis. Rete di Umberto Bronzo, entrato per l'occasione al posto di Aldini. ...in difesa. E occhio a Sandro Fusina che stringe ancora in mano il cartellino del timeout. Dantino chiama lo schema, si sposta. Allora Sontacchi va tra Berzic e Malandrin. Esce Berzic, Andreasson, Dantino prova a far muovere la difesa. Ceccardi poi serve un po' in maniera bulinghesca. Sontacchi non trova nessuno e Sassari può ripartire. Viene fermato Mijatović, viene però segnalato un fallo di sfondamento del terzino rossoblu. Dallago, qui anticipato da Mijatović che serve Nardin, fermato poi ancora una volta dalle Dallago che sicuramente viene richiamato per lui. 2 minuti di sospensione. Qui troppo frettoloso il Pressano e tra l'altro subisce anche un'esclusione. Troppo frettoloso, io non... La corsa con un Sassari che ha titolari, io non la vedo come una buona tattica. Col Bolzano è stata la tattica che ci ha permesso di portare a casa la partita. Forse oggi bisogna un po' più pensare palamano, perché ho visto che anche con difesa schierata abbiamo le soluzioni per mettere in grossa difficoltà la difesa di Sassari. Secondo me non ci conviene correre. Comunque posso essere smentito subito, palla ancora all'angolo a Bronzo e questa per loro è mettere dei soldi in banca, perché difficilmente Bronzo sbaglia il tiro dall'ala. Ora siamo in inferiorità numerica, entra Moser al posto del nostro portiere e vediamo di cavarcela qua in inferiorità numerica. Extra player per il Pressano che attacca Dantino, sale Malandrin per cercare di arginare Ceccardi, Andreasson, esce nel frattempo Moser, riprende il proprio posto tra i pali Loizos, Andreasson fermato da Chierin. Ancora Dantino cerca di sfuggire alla presa di Chierin. Dantino, si alza Ceccardi, serve Rossi che prende il pallone, parà però Spanu, conclusione da un angolo abbastanza cieco, da lì era veramente difficile, è stato anche bravo però Spanu ad intuire la traiettoria, un tiro comunque abbastanza facile sul primo palo, non poteva trovare una soluzione differente, d'altronde da lì Nicola Rossi. È stata la parata, ha lasciato continuare a giocare il direttore di gara. Loizos si è praticamente ripetuto sull'ala veneta. Viene chiamato il timeout dal Pressano, Sandro Fusina vuol parlare con i suoi, permane il punteggio di parità, ovviamente il Pressano ha qualcosa da recriminare perché
era in vantaggio e si è lasciato sfuggire il margine che aveva creato sul Sassari, Franz. Sì, ma non dimentichiamoci contro chi stiamo giocando. Stiamo giocando sicuramente con una delle quattro squadre più forti di questo campionato italiano. Noi siamo ancora a partita al 23esimo minuto, questo è un dato positivo. Fusina vuole parlarci su perché ha visto che gli ultimi tre attacchi non sono andati a buon fine, anche perché eravamo in inferiorità numerica. È stato un po' ingenuo, a mio parere, Nicola Rossi, perché con un po' di esperienza in più aveva Berzic steso in aria, lui saltando verso Berzic poteva ottenere tranquillamente il rigore, perché è un po' un gioco antisportivo. Lui sportivamente ha saltato lo stesso dall'ala, ostruito lo stesso dalla caduta di Berzic. Se lo riguardate questo tiro, comunque onore alla sportività di Nicola Rossi. 10 pari, Fusina ci ha parlato su e sicuramente stiamo organizzando qualcosa per l'attacco. Abbiamo cambiato Sontachi con Gazzini, che parte in una posizione inedita di centrale, ma sicuramente adesso andrà a incrociare con Pascal Dantino, che uscirà dalla posizione di pivot. Ecco l'incrocio, sta per arrivare. Palla all'argentino, ancora Pascal Andreasso, che questa volta tira e infila l'11esima rete. Sassata di Niklas Andreasson, che lambisce il palo, poi finisce in fondo al sacco, riporta il Bressano in vantaggio 11-10. Qui Berzic indica la posizione di Aldini, che viene richiamato in panchina per lasciare spazio a Mijatovic. Si ferma allora il Sassari ad aspettare che Mijatovic rientri in campo e si piazzi nella sua zona. Poi proprio il terzino sinistro bosniaco a cingere il pallone viene fermato molto bene da Alberto Gazzini. Mijatovic si torna da Berzic, Kerin si alza il braccio del passivo, allora Kerin si affida a Malandrin, secondo passaggio, poi Kerin la botta con la mano, Nicolozos si aventa, poi Kerin per la spinta ricevuta. Ma occhio a Dallago che riparte veloce, Ceccardi serve Nicola Rossi, almeno l'intenzione era quella, perché viene anticipato da Berzic che la scaglia sulla tribuna del Palavis. Si riprende subito a giocare Dantino, è Dallago però a dirigere la manovra con Ceccardi che gira ancora verso la gazzella. Dallago adesso difende molto alto il Sassari a cercare di anticipare i gialloneri, poi qui Dallago viene fermato, c'era fallo su di lui, direttori di gara hanno lasciato scorrere, per nostra fortuna, per fortuna lo spettacolo continua e il Bressano si porta sul 12-10 e qui si lamenta Kerin per 2 minuti di sospensione a lui inflitti. 12-10, concesso il vantaggio al Bressano. Dicevo, per fortuna dello spettacolo, perché Dallago ha praticamente portato avanti un'azione fantastica, è riuscito a liberarsi nonostante la marcatura strettissima e a insaccare Spanu. Dallago è incredibile, perché cadendo a terra dopo un fallo subito da Kerin, i 2 minuti c'erano sacrosanti, soprattutto per il modo di arbitrare oggi degli arbitri, ma comunque erano 2 minuti, lo sa benissimo anche il giocatore del Sassari che i 2 minuti c'erano. Cadendo è riuscito a infilare l'angolo opposto, c'ha una vivacità incredibile questo ragazzo e continua a migliorare tecnicamente, non smetterò mai di dire, un grandissimo professionista che sta giocando per i nostri colori. Qua sfortunato Loizos che subisce questa rete dopo aver effettuato ben 7 parate fino adesso, niente male. Pallone che carambola in rete, il Sassari accorcia ancora, Bressano conduce 12-11 e adesso si riversa in attacco per ristabilire il più 2, vedremo se ci riuscirà con Dantino. Si muove tutto l'attacco giallonero, Andreasson, Ceccardi, serve Dantino, riesce in qualche modo a prendere il pallone con la mano destra, poi Dallago, serve Ceccardi che va in avanti, abbraccia Malandrin, viene fischiato sfondamento e qui Bressano
che divora una ghiotta chance Sassari, che dal canto suo non vuole assolutamente sbagliare, perché segnare significherebbe raggiungere il pareggio ancora una volta quando mancano solo 180 secondi alla fine della prima frazione di gioco. Malandrin, lo scambio con Mijatović, si torna da Brzić, Brzić va al tiro, pallone che però finisce al lato. Altro point per il Pressano dal lago. Dal lago! Gol di Alessandro Dallago, 13-11. Il tempo scorre, Sassari se ne rende conto, vuol cercare di limitare i danni e andare all'intervallo per poi recuperare nella seconda frazione di gioco. Poi dare il meglio di sé, occhio qui perché si gira Lilković, anche lui morbido, morbido, non solo ottiene la rete ma anche due minuti di sospensione per Ceccardi che si lamenta, ma in effetti il fallo c'era, in questo caso più che giusta la sanzione per il funambolo argentino. Extra player allora per il Pressano, esce anche Gazzini per dar spazio a Sontacchi, rientra Moser, si riparte proprio adesso. Gialloneri che procedono con la circolazione del pallone a cercare la soluzione migliore per andare a rete. Sassari che invece ha recuperato l'uomo in meno. Ma Kerin comunque rimane in panchina per un po' di riposo. Dantino dal lago, dal lago si libera ancora molto bene, questa volta non trova la rete ma un tiro dai 7 metri. Poi si ferma il gioco, si vogliono consultare i direttori di gara, i signori Bassan e Bernardelle, poi chiedono ai giocatori di rimanere distanti, ancora in fase di consultazione dal briefing. Emergono 2 minuti di sospensione per Damir Halilković, che ha in effetti smanacciato il... Non erano 2 minuti, però secondo me anche su Gazzini sono molto perplesso. Comunque qua ogni fischio sono 2 minuti. Vediamo di adattarci al modo di fischiare di questi arbitri. Non stanno facendo danni perché stanno tenendo una linea dall'inizio alla fine. Secondo rigore consecutivo. Infili il 14° gol per il Pressano. Resta in porta Spanu e questo un po' mi sorprende perché il nostro amico San Paolo conosce molto bene Pascal Dantino, ma sono sicuro che San Paolo giocherà il secondo tempo. Dantino allora ancora una volta opposto a Marco Spanu, sinora ha sempre realizzato, lo fa anche in questa occasione. Pressano che va sul 14-12 allora, mentre Franz si gioca anche sugli altri campi e soprattutto dobbiamo annotare la prima vittoria del Campus Italia, che ha superato 32-23 il Secchia Rubiera. E io sono molto 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 contento, non c'ho niente contro il Secchia, però io ve l'avevo detto dall'inizio dell'anno, questa squadra ci sorprenderà. Energia grandissima parata di Nicolò Izos, giunto la 9ª parata alla fine del primo tempo. Pressano può andare sul +3. Palla Pascal Dantino, ci ha messo l'alluce Nicolò Izos in quella parata e soprattutto ha fornito un assist fenomenale ai propri compagni di squadra che sono ripartiti, sono piazzati in attacco. Andreasson, e anche qui si molla Marco Spanu e fa una bellissima parata. Da segnalare anche la parata dell'estremo difensore sardo, entra Nardin, Sassari poi qui si imbriglia Malandrin, mancano 10 secondi, deve dare un occhio al cronometro il Pressano, poi
ci prova in qualche modo Loizos, vuole ricambiare Marco Spano, c'era però l'ellenico tra i pali. Allora il primo tempo finisce 14-12, noi vi aspettiamo qui al Palavis e soprattutto su Eleven Sports per seguire il secondo tempo di questo scoppiettante Pressano-Sassari.
si schierano entrambe le squadre in campo, le potete ammirare mentre riprende sotto la sapiente regia Marino Osti. Nel frattempo si appresta a tornare in campo anche Valerio Sampaolo, che si prepara nel primo posto della panchina, il più vicino alla zona di cambio. Ricordiamo, il Sassari sta attaccando con l'extra player per ovviare all'inferiorità numerica. Deve fare anche attenzione perché Alilkovic ha già raggiunto quota 2 sospensioni. Alla terza sarà cartellino rosso, dovrà rinunciare Passino al suo esperto pivot. C'è Aldini al momento a ricoprire il ruolo. Rientra Bronzo. Poi qui rete di Mijatović, 14-13. Occhio a Ceccardi che scambia con Dallago, Dallago palleggia, poi Dantino a sfidare Mandrin. Ceccardi. Allora attacca adesso con calma il Pressano. Cerca più la concretezza la squadra di Sandro Fusina, sa che non può lasciare nulla al caso, non può concedere spazi al Sassari e nemmeno attacchi. Qui Dantino poi praticamente caccia il coniglio dal cilindro, tiro all'improvviso che beffa il suo ex compagno Sampaolo, prova a emularlo. Qui Mijatović, pallone però finisce sul fondo, allora il Pressano ne approfitta, Dallago, Dallago scavalca braccio su Aldini. Ritmo ancora basso, le squadre sono rientrate dagli spogliatoi. Adesso cercano la quadra perfetta con Dantino che va da Ceccardi, si alza Rossi, attacca Ceccardi, va da Dantino, ancora si alza Andreasson, Murato però recupera il pallone, però Ceccardi, Dantino cercava qui Dallago, infrazione però per il Pressano che perde il possesso, scivola al Dini, poi fallo di Ceccardi su Mijatović. Gioco interrotto per consentire la scivatura del parquet. Si può riprendere a giocare. Rientrato anche Kerin. Bronzo, si alza Mijatović, serve Kerin che va da Berzic, poi Nardin. Aveva realizzato il gioco, viene fermato però prima che la palla si insaccasse in rete per infligge una sospensione a Dallago, anche in questo caso la seconda, quindi molto pesante il provvedimento disciplinare per Alessandro Dallago e Sandro Fusina, che adesso dovrà centellinare l'uso del suo terzino destro, mentre Bronzo si presenta sulla tacca dei 7 metri per affrontare Loizos. Loizos non può nulla però perché Bronzo insacca sotto il 7. 15-14 adesso lo score indicato sul tabellone del Palavis. Dantino. Rientra anche Nicola Moser, extra player per il Pressano. Dantino. Circola il pallone adesso per i gialloneri con Ceccardi che vede nessuno perché pensava ci fosse Nicola Rossi all'ala, invece praticamente lo spazio era vuoto perché l'ala era già uscita per consentire a Nicolò Izzos di recuperare la posizione tra i pali.
Pallone perso, Sassari adesso deve essere bravo ad approfittarne però per cercare di raggiungere il pareggio. Kerin, la stoppa Nicola Rossi che recupera un pallone velenosissimo. E squadre sinora molto adagiate, Franz. Sì, la sensazione è che noi stiamo comunque giocando al 100%. La sensazione è che Sassari ne abbia ancora molto. La squadra che è qua al 70-80% secondo me, io spero sempre di sbagliarmi, ma secondo me se Sassari accelera per noi sono guai grossi. Abbiamo già visto nella precedente circolazione di palla, fallo di Dallago su Nardin, 2 minuti ce la siamo cavata molto bene con l'uomo in meno. Speriamo di passare questo momento, non vedo i ragazzi proprio convinti al 100%, però insomma sappiamo che abbiamo di fronte e cerchiamo di uscire bene da questa situazione. Ora palla Sassari che infila, naturalmente giocando col portiere in meno qualche rischio bisogna prendere, 15 pari e partita che tra virgolette ricomincia. Comunque buonissima prestazione della squadra giallonera. Aldini infila praticamente a porta vuota, non aveva fatto in tempo a tornare tra i pali Nicolò Izzos. E pareggio allora adesso tra le due squadre, 15-15, che rimette praticamente in discussione tutto nella più totale incertezza. Adesso Pressano, che c'è un taglio di Nicola Rossi che era stato cercato da Dallago, recupera la palla il Sassari che poi in velocità si proietta avanti. Adesso abbassa il ritmo Mijatović supera un po' tutti. Qui Dallago probabilmente cercava lo sfondamento, ma Sassari riesce a mettere anche la testa avanti e torna in vantaggio praticamente dopo più di 30 minuti. E Pressano costretto allora ad inseguire. Dantino per Dallago, riesce in qualche modo a stoppare il pallone Dallago e poi rete di Dantino che si infila nella difesa e trova il pareggio. Berzic subito velocissimo, viene fermato per il gioco, nulla di fatto. Qui viene fermato il gioco, si infuria a Fusina perché questo vuol dire che la rimessa in gioco non era valida, semplicemente perché non era valido nemmeno il gol, perché era stato commesso un fallo su Dantino, quindi annullata la rete. Il punteggio allora torna sul 16-15 per il Sassari. Si arrabbia ancora Fusina col commissario di gara qui, Franz, veramente tanta confusione. Ma forse si sono spiegati male tra di loro gli arbitri. Fallo da Dantino infila la porta però aveva un piede nell'aria, così ha sentenziato l'arbitro e non diamo adito ad altre polemiche. Gli arbitri credo che abbiano visto anche giusto, forse c'erano 2 minuti gli estremi per i 2 minuti su Dantino che mi sembrava che l'avessero preso per il collo, però questa è una mia sensazione. Però gol annullato giustamente. Pressano che allora ricomincia dall'attacco, Ceccardi va da Dallago poi per Dantino, si muove Sontacchi sulla linea di 6 metri, anticipa Mijatović, poi Mijatović praticamente servito tutto solo davanti a Loizos, trova anche il più 2 per il Sassari, recrimina il Pressano, chiama timeout Sandro Fusina che vuole riorganizzarsi, nel frattempo discute ancora col commissario di gara per l'azione precedente che ha visto l'annullamento della 16ª rete del Pressano e quindi il momentaneo pareggio. Noi ne approfittiamo allora per dare uno sguardo agli altri campi. Il Fondi conduce 35-26 sul Carpi, mentre quello che più interessa le due squadre in campo qui oggi al Palavis è il risultato che giunge dalla Palatacca, perché al 40esimo Cassano e Brixen si equivalgono, stanno pareggiando 18-18. Si gioca anche a Conversano e qui il risultato un po' lascia perplessi perché
i padroni di casa, campioni d'Italia, conducono su Romagna solo per una rete quando sono 22 minuti indicati sul tabellone del Pala San Giacomo. Qui il Pressano deve riorganizzarsi, si è spenta un po' la luce che lo aveva contraddistinto nel primo tempo, però ci sono ancora più di 24 minuti da giocare, quindi c'è tutto possibile. C'è tutto il tempo per recuperare, fa bene Fusina chiamare time out, eravamo un po' in confusione negli ultimi attacchi, dobbiamo ritornare ai nostri attacchi, abbiamo messo in difficoltà Sassari nella prima frazione, però quello che dicevo prima probabilmente si sta realizzando, Sassari sta giocando, ha inserito un'altra marcia in questa partita, dobbiamo vedere di uscirne bene, far passare questo momento, non andare più in confusione e provare a mettere sempre in difficoltà la difesa di Sassari. Ora stiamo scegliendo di giocare con due pivot e forse questo è già un buon risultato che porta ai due minuti per Mijatovic e questa è già una buona soluzione trovata dal nostro mister. Sassari che deve rinunciare allora per 120 secondi alle prestazioni di Serdan Mijatovic, serbo classe 98, ha vinto due scudetti in Bosnia con il Borac, ha militato anche col Puerto Genil e il Villa d'Aranda in Asobal, gli ultimi due anni al Cox in Finlandia dove ha vinto uno scudetto. Qui recupera il pallone Bruno Brzić sul passaggio di Ceccardi, pensando che praticamente non approfitta della superiorità numerica, e Sassari che invece, seppur con un uomo in meno, cercherà di allungare il divario. Entra anche De Logu col numero 13 sulle spalle, nella posizione di ala destra. Malandrin per De Logu. Malandrin va al tiro che viene smorzato però dal muro giallo-nero, poi ci prova Loizos, smanaccia Brzić, poi intervento provvidenziale di Valerio San Paolo che tocca il pallone velenosa che non sarebbe comunque, non avrebbe varcato la linea di porta ma avrebbe costituito comunque un possesso per il Pressano, possesso che viene così cancellato e ritorna nelle mani dei rossoblù che attaccano ancora per cercare la rete del più 3. Bronzo va da Nardin, una stecca sul secondo palo, è 18-15 per il Sassari. Sassari che è ritornato più sprint dagli spogliatoi, lo certifica anche il parziale di 6-1 piazzato in 8 minuti e mezzo, che ha consentito ai sardi di riportarsi avanti. Adesso però dovranno affrontare il Pressano in doppia inferiorità numerica per questa esclusione ai danni di Rodolfo Malandrin de Oliveira, brasiliano. Dantino contro San Paolo, si conoscono molto bene i due. E poi qui Spavaldo, Dantino cerca il pallonetto, è bastato alzare le braccia a Valerio San Paolo per neutralizzare la conclusione del funambolo col numero 10 del Pressano. Pressano che veramente non sta giocando, non sta riconfermando quanto dimostrato nella prima frazione di gioco, adesso va a trovare conforto tra i suoi tifosi che hanno capito la difficoltà del momento per i gialloneri e cercano di sostenerli con la voce. Qui Dantino cerca il varco, Nicola Rossi lo trova, così come il 16-18. Adesso sono maggiori gli spazi per il Pressano, perché ricordiamo per qualche decina di secondi il Sassari avrà due uomini in meno. Adesso il commissario di gara richiama e qui decisione pesante, perché vengono inflitti due minuti di sospensione a Sandro Fusina, qualcuno dovrà lasciare il campo ed è Nicola Rossi.
qui forse troppo severo il commissario di gara con Sandro Fusina. No, no, non voglio commentare, non voglio commentare questa situazione. Mi sembrava solo che il nostro tecnico si lamentasse per la ripresa molto 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 lenta del Sassari, infatti è comunque da capire perché era in doppia inferiorità numerica, ora ancora con un'inferiorità numerica. Non mi sembrava che avesse offeso gli arbitri, sono sicurissimo. È che forse, forse è un po' permaloso questo, forse è un po' permaloso questo commissario. Accettiamo anche questo. Ennesima parata di Lozos che ci tiene in partita. Palla Sassari. Palla al Sassari e Crima che si è nervosito qui al Palavis, mentre Mijatović adesso commette fallo in attacco, si lamenta col direttore di gara che a Ceccardi. Dal lago prova a sfidare Kerin, fa molto bene perché lo supera e supera anche Valerio San Paolo. 17-18 adesso. Vediamo se proverà l'extra player Passino, in realtà le squadre sono in parità numerica seppur con un uomo in meno. Parità numerica che adesso salta perché rientra anche il secondo escluso del Sassari. Fa circolare il pallone la squadra sarda, Kerin va a servire Bronzo, in qualche modo riesce a tenere il pallone in campo. Il passaggio di Kerin era fuori misura, qui si vede tutta la caratura tecnica però di Umberto Bronzo che non si è lasciato scoraggiare dal passaggio sbagliato del compagno, ha cercato in tutti i modi di recuperare il pallone e poi di andare al tiro, si è trovato però di fronte uno straordinario Loizos che gli ha impedito di gioire per un gol che avrebbe portato il risultato sul più 2. Invece adesso il Pressano piano piano con la doppia superiorità è riuscito a rosicchiare il risultato e potrebbe addirittura pareggiare i conti. Ceccardi si alza il grido del Palavis, Rossi, pallone deviato in corner da Kerin che va a prendersi il 5, l'apprezzamento dei propri compagni di Aldini e di Malandrin. Ha salvato la situazione poi Andreasso sotto l'incrocio, Niklas Andreasson, rete pesantissima, è quella che vale il 18 pari. Ferma il gioco Passino, vuol parlarci su e qui Franz c'è da segnalare un dato, ossia il break con cui il Pressano ha cancellato il vantaggio di 3 reti del Sassari, da 18-15 per i sardi si è passati al 18 pari. Prima cosa devo rimangiarmi la parola, ho detto che non bisogna correre, invece correndo siamo riusciti a portare questa partita a 18 pari, non solo correndo però, perché l'ultima azione è stata spettacolare, c'è stata l'indecisione sul tiro e poi palla in angolo Andreasson che infila San Paolo, 18 pari. Vedo un Sassari molto 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 nervoso, stanno discutendo animatamente, non credo che l'allenatore in questo momento abbia in pugno la squadra, questa è la mia sensazione. Bravissimi gialloneri a rientrare in partita, prima correndo e poi ragionando, bellissima partita, 18 pari. E si riparte allora dal punteggio di 18 pari, cerca l'anticipo Ceccardi, Pressano che ritrova la parità anche numerica a livello di atleti in campo. Ceccardi ha provato la giocata listissima alla Fortunato Marciano, non ci è riuscito, riprende però il gioco con Bruno Berzic che va da Malandrin. Aldini, Berzic, ancora il brasiliano, poi Bronzo alla volante per Mijatović che è stato anticipato, tiro dai 7 metri però per il Sassari. Si lamenta dal lago.
Pallone che però è già nelle mani di Bronzo, incaricato della battuta di questo tiro dai 7 metri e soprattutto di riportare in vantaggio il Sassari. Sinora nessuna parata dai 7 metri, non ce n'è bisogno perché il pallone di Bronzo finisce a lato. Allora siamo stati praticamente profetici, Franz, perché sinora Loizos dai 7 metri non ha effettuato ancora alcuna parata, nemmeno il tempo di segnalare il dato che Bronzo la scaglia fuori. Undicesima parata di Loizos, anche se non l'ha toccata, ha innervosito il tiratore di Sassari e diamo merito a lui per questo, per lo sbaglio del giocatore di Sassari. Palla Presciano ancora dal tiro che secondo me viene affrontato molto molto deciso a Lilovic, non ha paura delle due volte due minuti, qua un po' rischiato il difensore di Sassari. Palla Presciano, partita, mi ripeto, bellissima, mi sembra di assistere alla partita che c'è stata, alla partita che c'è stato contro Bolzano. Sassari che recupera palla, Berzic che rilancia e poi inspiegabilmente si ferma. Qui il direttore di gara chiede a Kerin di rialzarsi e poi chiama lo spazzolone. Forse Kerin qui ha accentuato, oltre che la caduta, anche il tocco che in effetti c'è stato di Ceccardi, ma non sembrava averlo colpito al volto. Squadre che adesso si stanno equivalendo in campo. Bressano che sembra aver ritrovato la verve, la garra e l'entusiasmo del primo tempo dopo 10 minuti in cui la luce si è spenta. Sassari ne aveva approfittato non solo per recuperare ma anche per riportarsi in vantaggio con un discreto margine di 3 reti, annullato però dal break del Bressano. Qui ancora Mijatović e ancora una volta Loizos, poi Andreasson riesce a superare l'anticipo di Berzic, ma soprattutto Moser supera San Paolo e riporta in vantaggio il Bressano 19-18. 10 minuti di blackout, ma il Bressano si è ritrovato e ritrova anche il vantaggio. Un match frizzantissimo, scoppiettante, effervescente, così come lo vogliamo definire. Non ci sono forse termini adatti perché sono tante le emozioni che stiamo provando nella visione che vi ricordiamo in diretta esclusiva solo sulle frequenze di Eleven Sports. Loizos poi qui, anticipo fenomenale di Kerin, tutta l'esperienza del quarantenne e poi anche al tiro va a sciupare. Peccato, era stato tutto perfetto, poi è mancato solo l'atto finale che avrebbe certificato tutta la qualità di Leonardo Kerin. Si salva il Bressano, Franz, e adesso può addirittura incrementare il vantaggio. Si salva il Bressano e finalmente si sente anche il pubblico, che deve diventare un fattore determinante in questa partita. Palla ai gialloneri, ancora Dal Lago che sta entrando, e qua è difesa in area, non per l'arbitro. A te il microfono. Allora attacca ancora il Bressano, Ceccardi, Dal Lago, poi Dantino cerca di superare Malandrin, viene spinto al lato, Ceccardi sfida Mijatović al tiro, parata di San Paolo, ma c'è fallo su Ceccardi. Gazzini, Dal Lago, fa girare il pallone il Bressano, si alza anche il braccio del passivo, deve andare al tiro, Ceccardi colpisce il palo e poi la palla finisce sul fondo. Occhio al Sassari, Sassari che vuole il pareggio, predica calma però Berzic, azione organizzata. Adesso sotto la visione di Bruno Berzic attacca il Sassari, Malandrin, ma Loizos con le gambe le chiude al momento giusto, fa ripartire allora il Bressano. Gazzini, Ceccardi, rientra in campo anche Pascal Dantino. Si organizza adesso nelle posizioni il Bressano in manovra. A gestire il tutto sarà Francisco Ceccardi, ma è un attacco dinamico quello dei gialloneri. Si alza Mijatović in difesa su Andreasson, poi ancora
ancora Ceccardi, serve Gazzini, no, la palla è intercettata da Mijatovic che poi fa un assist a Bronzo che sciupa perché questo pallone gli sfila praticamente dietro la schiena, poi Bronzo lascia spazio a Kerin, ci mette i muscoli adesso il Sassari, sarà difficile perforare la difesa rossoblu. Lo intuisce il pubblico del Palavis che adesso avvolge col suo calore la squadra allenata da Sandro Rosina. Un altro pallone perso ma soprattutto recuperato da Mijatovic. Poi Nardin qui viene atterrato. C'è rimessa laterale, chiedeva il fallo però a Nardin che era involato a rete. Si va a lamentare proprio con Dall'Ago. Poi Passino richiama Aldini, lo richiama anche abbastanza furente, si alza allora Aldini che scambia con Malandrin che torna da Berzic, Berzic scavalca Gazzini, fallo su di lui, chiedeva passi la panchina del Pressano. Occhio a Berzic, la finta, doppia finta di Berzic, che serve Malandrin che va da Mijatovic, parata di Loizzo, tiro dai 7 metri. E 2 minuti di sospensione per Niklas Andreasson. Dall'Ago che aveva chiesto spiegazioni per l'esclusione ad Andreasson, si è confrontato con i signori Bassano e Bernardelle, questa volta dai 7 metri è l'altra ala del Sassari, sia Giovanni Nardin a sfidare Loizos, e ancora una volta Loizos con la mano poi stringe il pallone e col pugnetto verso la panchina per esultare, una parata strepitosa ma soprattutto fondamentale quella di Nicoloizos che va in qualche modo a proteggere il vantaggio, a consentire al Pressano di riversarsi in attacco per cercare anche la seconda marcatura di scarto. Pressano che attacca, allora c'è Nicola Moser per Dantino, Dantino che prova a scavalcare tutti, poi viene commesso fallo su di lui, extra player per il Pressano. Dantino adesso chirurgicamente il Pressano nei passaggi, non deve perdere il pallone, ritorna tra i pali molto molto lentamente Nicoloizos, qui Dall'Ago, parata di San Paolo che poi si ripete anche su Dantino che si arrabbia San Paolo con Nardini perché aveva lasciato troppo spazio per il tap-in di Dantino, tap-in che non è stato vincente perché l'estremo difensore di Chiaravalle ha sbarrato la strada all'ex compagno di squadra e permesso invece ai suoi attuali di poter costruire l'azione che potrebbe portare al pareggio, invece no perché il collega Loizos praticamente è salito in cattedra, ha piazzato l'ennesima parata. Quale però, Franz? 14esima parata di Nicoloizos, però vorrei anche sottolineare 5ª parata del nostro grande amico Valerio San Paolo che sta tenendo a galla una difesa sassarese che mi sembra che non stia rispondendo alla meglio. Ancora palla Pascal Dantino, fallo di Oliveira. Palla ai gialloneri, di qua deve entrare in partita Sontacchi, è troppo importante, fino adesso il pivot giallonero non si è qua praticamente visto, rete! 20-18 di Sontacchi che oggi, come appena affermato Franz, prima che segnasse Gabriele Sontacchi è stato veramente in ombra, una prestazione anomala. Mantiene invece i numeri Giovanni Nardin che riporta subito il Sassari sotto di una rete. Match che si infiamma nel finale, mancano 8 minuti e 13 secondi alla sirena, ma è
tutto ancora in bilico. Allora noi vi invitiamo a rimanere sintonizzati qui sulle frequenze di Eleven Sports, perché ci sarà sicuramente ancora tanto divertimento a cui assistere, mentre Ceccardi gira il pallone dal lago, manda tutti praticamente alla sbarando, e 21-19. Qui Kerin perde il pallone, fallo però. Si infuria tutta la tribuna sottostante la nostra postazione per questa scelta dei direttori di gara. Berzic, Bronzo, Mijatović in ombra in questo secondo tempo. Mijatović, Malandrin cercava il passaggio da Berzic poi gliela passa qui sfondo di Mijatović, la recupera in qualche modo Moser, il palo a negare la gioia del gol, palla che poi viene recuperata subito da Bronzo. Berzic in velocità, Berzic serve Bronzo, 21-20. È successo di tutto negli ultimi 20 secondi. Sassari che commenta sfondamento con Mijatović, pallone che viene subito servito a Moser che colpisce il palo, recuperato poi da Bronzo che va da Berzic. Berzic gioca, poi serve all'ultimo il compagno che trova la rete del 21, sfondamento decretato per il fallo di Sontacchi e sfera che diventa rovente incandescente, perché Sassari ha l'opportunità per pareggiare i conti. Sconsolato Fusina, adesso però carica i suoi, ci vuole grinta. Malandrin, entra la girella di Malandrin che si carica di responsabilità, ma ottiene con uno splendido trick anche il gol del pareggio. 21 pari qui al Palavis. Franz, sta succedendo di tutto. Sì, sta succedendo di tutto, mi dà l'impressione che gli arbitri stiano un po' perdendo il controllo della partita. Fallo fischiato a Sontacchi, qua c'è da discutere, ci sarebbe da discutere. No, qua non voglio più dire niente sugli arbitri, godiamoci gli ultimi 5 minuti della partita, due fischiate incredibili. E qui Cressano perde un altro possesso, fischiati praticamente, fischiata dubbia danni da lago qua, sfondamento di Alilković che viene rimesso in gioco in maniera frettolosa dal Cressano contro la volontà di Sandro Fusina, che riesce un po' a rinsavire i suoi. Meno di 300 secondi alla sirena, il tempo scorre, il punteggio permane sulla parità. Dal lago serve un po' a tutti qui, fischiato sfondamento e Sassari che si porta subito avanti. Qui Berzic fa un po' di tutto con quel pallone, si lamenta il Cressano, Alilković richiama il direttore di gara per chiedere di asciugare il parquet. E poi qui andiamo a fare un focus su Niklas Andreasson, che lascia alle spalle le polemiche e chiede ai compagni di metterci la testa, perché adesso è tutta questione di testa, Franz. Qua esce la scuola svedese, loro è difficilissimo che protestano, e ampiamente ragione, noi dobbiamo giocarsi questi ultimi 4 minuti alla grande, essere bravi soprattutto a giocarci con la testa questa partita. Testa che hanno un po' perso tutti. Secondo me forse il punteggio più giusto sarebbe questo di un pareggio dopo una partita bellissima così, ma naturalmente così non sarà.
vediamo di goderci questi ultimi 4 minuti senza fare altre polemiche e prendere esempio da Andreasso, giocare quello che c'è da giocare da adesso fino alla fine con la testa. Finale apertissimo al Palavis per il settimo confronto tra Pressano e Sassari. Sinora i precedenti danno ragione alla squadra guidata da Luigi Passino con 5 vittorie, una sola, quella del Pressano, forse la più pesante, perché vassa la medaglia di bronzo alla Coppa Italia 2020-2021, terzo posto ottenuto dal Pressano dopo i tiri di rigore. Si alza il grido del Palavis a sostegno dei propri beniamini, mentre attacca Mijatovic che serve Berzic, va da Malandrin, poi la chiama Lilković, viene però servito De Logu, fallo su di lui. Si riprende con Sassari in attacco, Berzic, Malandrin, occhio qui a Malandrin, fallo in attacco, perde il possesso, si lamenta il brasiliano, però il Pressano ha già ripreso a giocare. Pressano che adesso attacca con calma, perché il punteggio praticamente è delicatissimo qui, è tutto in bilico. E allora Loizos si confronta con Fusina, mentre dal lago si prende la regia del Pressano. Sontacchi, arginato da Kerin, si alza anche Dantino che scambia la posizione, poi Ceccardi, vada dal lago, dal lago per Dantino, Dantino, occhio a dal lago che finta il tiro, deve andare al tiro Dantino, parata però di Valerio Sampaolo. Adesso si alternano Moser e Dantino, ci vuole tutta la fisicità del 24 giallonero per contrastare da lì Alilković, Berzic e Mijatovic. Berzic cerca Alilković, Kerin, si inserisce Mijatovic, viene spinto però Kerin che finisce lungo sul parquet. Perché che adesso si provvederà ad asciugare. 2 minuti e 23 al triplice fischio. Sassari che attacca per cercare il vantaggio. Vantaggio che manca ormai praticamente da 13 minuti alla Sassari, quando il punteggio era fisso sul 18-15. Occhio però a Mijatovic, qui Berzic si affida a Nardin, Nardin poi sciupa il pallone, era entrato da un angolo ciechissimo, se la palla si fosse infilata in rete sarebbe stata veramente una rete fantastica di Giovanni Nardin, che ricordiamo come il compagno Umberto Bronzo milita nella nazionale italiana. Si alza adesso Lola mentre cedo la parola a Franz. Proviamo a dirlo di nuovo, deve fare la differenza, Sontacchi è un ordine. Dantino, serve Andreasso che è rientrato e trova la rete del 22-21, esplode la Palavis. Berzic, Mijatovic, dal lago va a contrastare il serbo, poi attenzione perché si ferma il gioco, aveva chiesto la rimessa, poi si ferma tutto, qua non ci stiamo capendo veramente nulla. Semplicemente perché si sta creando tanta confusione, poi testa, testa, lo dicono sia Andreasson, lo ripete anche Moser e lo chiede Sandro Fusina che poi chiede maggiore dinamismo in difesa. Berzic, Kerin commette passi e occhio perché poi scaglia il pallone, ci sarebbero gli estremi per 2 minuti di esclusione, le ha chiesti Andreasson al direttore di gara che poi lascia continuare a giocare, però non c'è tempo. Loizos a caricare i suoi, occhio perché mancano 60 secondi a partire da adesso, azione che ve lo dico a fa, delicatissima, pallone rovente, Ceccardi per Dallago, Dallago salta tutti, lascia gli avversari a bere un gin tonic e porta il Pressano sul 23-21, Mijatovic, parata di Loizos, Nardin, 23-22, Loizos si arrabbia con Dallago che ha lasciato lo spazio a
Nardin per entrare. Noi lo ringraziamo perché c'è uno spettacolo assurdo adesso con Bressano che chiama il time out. E in un certo verso ringraziamo anche noi Sandro Fusina perché ci permette di tirare un po' il fiato, perché qua veramente sta accadendo di tutto al Palavis. Gesto di stizza di Loizos, per fortuna sua non ravvisato dai direttori di gara, forse dal commissario, che va adesso a sincerarsi con Adriano Chistè, team manager del Bressano. Poi il commissario richiama l'attenzione del direttore di gara. Cerchiamo ora di ragionare anche noi, mancano 28 secondi alla fine, abbiamo la palla in mano, abbiamo visto Sassari che è aggressivo, prima cosa non perdere il pallone, seconda cosa se ce l'avessero detto all'inizio della partita non ci avremmo creduto. Onore ai nostri giocatori che si stanno battendo come leoni. Palla dal lago, vediamo di goderci questi ultimi 28 secondi. Tutto da ripetere perché non era stato decretato ancora la ripresa delle ostilità. Rimanete in culo degli schermi che ve lo dico a fa, perché veramente qui è tutto da scrivere dal lago. Adesso praticamente sembra di giocare a basket, marcatura a uomo, Ceccardi riesce a liberarsi, parata straordinaria di San Paolo, 15 secondi, attacca il Sassari, potrebbe trovare la rete del pareggio, Berzic va a servire al tiro, parata di Loizos che di testa ottiene praticamente quelli che, no, si ferma il gioco per consentire anche i soccorsi ad Enrico Aldini, che è rimasto praticamente steso sul parquet del Palavis. Parata straordinaria di Loizos, un colpo di testa che spedisce la palla in corner, palla che rimane allora in possesso della Raimond Sassari, mancano 4 secondi. Gioco ancora fermo e allora in capannello il Bressano a consultarsi sulla fase difensiva, consigliati, guidati da Nico Loizos che fa da chioccia un po' a tutti, mentre Aldini ancora per terra. Più che altro qua adesso rimessa laterale, vediamo se il tempo è giusto, prima cosa, 4 secondi alla fine, bisogna individuare chi andrà a tirare del Sassari, non credo Nardin che basta la rimessa laterale, secondo me Querin è l'indicato per tirare, bisogna difendere compatti. Comunque un grande Nico Loizos che si è erto a protagonista assoluto di questa partita, nota di merito comunque anche per il mio amico San Paolo, perché ha tenuto in piedi veramente le sorti del Sassari, non poteva sbagliare il tiro Ceccardi, però qua è facile parlare, più difficile realizzare. Grande partita del portiere marchigiano, palla a Sassari, mi fanno molto piacere questi applausi per Aldini che esce dopo aver subito una botta al volto, vediamo di finire bene questa partita, comunque partita bellissima. Col fiato sospeso. Nardin fissa Mijatovic, scambia uno sguardo con Querin, ancora Nico Loizos che consegna al Bressano 2 punti pesantissimi. Bressano batte Raimond Sassari 23-22 e praticamente accorcia a meno 1 in classifica dal Sassari, resta in scia adesso tutto il Bressano è ad abbracciare Nico Loizos che con 2 parate nel giro di 7 secondi ha consegnato una vittoria di fondamentale importanza alla pallamano Bressano. Franz, sì, penso che
Adesso siamo veramente qualificati per le fasi finali della Coppa Italia. Grandissima partita, abbiamo veramente scalato una montagna altissima. Sassari non è venuto qua per fare una... Ha subito capito il nervosismo dell'inizio, perché hanno subito capito che qua non c'era da fare una passeggiata. Siamo stati bravi a passare il momento che abbiamo avuto dopo 10 minuti in cui ci siamo un po' persi. Siamo andati sotto di 2, però abbiamo limitato i danni e siamo stati bravissimi a rientrare in partita. Migliore in campo Nico Loizos. E adesso le squadre dovranno riposarsi, ma non c'è tempo di rilassarsi più di tanto, perché mercoledì 16 si ritorna in campo per la 10ª giornata di Serie A Beretta. Bressano si recherà a Merano, Sassari invece ospiterà il Cassano. Altre 2 grandi belle partite da seguire qui in diretta esclusiva su Eleven Sports, e nel frattempo sui festeggiamenti del Bressano le immagini che vi ricordiamo sono riprese dalla Marino Osti. Noi vi auguriamo una buona serata e vi salutiamo.